Il sacerdozio e il ministero a sostegno della vita sono profondamente legati, perché, come afferma l'Evangelium Vitae, il Vangelo dell'amore di Dio per l'uomo, il Vangelo della dignità della persona e il Vangelo della vita sono un unico e indivisibile Vangelo. Difendere la dignità della persona umana non è un compito aggiuntivo del nostro ministero, ma scorda indissolubilmente dal suo cuore. Cristo dona se stesso sulla croce e nella Eucaristia, ed è lì che troviamo il significato dell'amore. Mi sacrifico per il bene dell'altro. Questo è l'esatto contrario dell'amore, e invece dice: sacrifico l'altro per il mio bene. Le stesse parole che Gesù e i suoi sacerdoti usano per annunciare l'amore sono utilizzate dai sostenitori dell'amore. Questo è il mio corpo. Alcuni gestiscono il proprio corpo in modo tale da provocare la morte di altri. Cristo dona il proprio corpo affinché altri vivano. Coloro che vivono la vita consacrata rendono testimonianza delle parole di San Paolo: non appartenete a voi stessi. Essi dichiarano che la loro vita, le loro scelte, i loro corpi appartengono a Dio e che la vera libertà consiste nel unirsi a Lui, non nel affermare la propria volontà. Nel suo impegno a favore della vita, la Chiesa non punta il dito per condannare, ma stende le sue mani con misericordia e speranza, per sollevare dalla propria disperazione chi aveva pensato di dover abortire e chi ha già abortito. Noi di Priesthood operiamo la via in terra, il più grande ministero orientato alla guarigione dopo una morte. Ha aiutato persone che hanno avuto anche fino a 25 anni. Nella Vangelo di Dio è espresso l'impegno della Chiesa per il perdono e la guarigione di queste persone. I sacerdoti e i religiosi sono un segno e un invito alla riconciliazione e alla misericordia. La guarigione coinvolge non solo la mamma e il papà, ma l'intera famiglia, gli amici e perfino gli abortisti. Coloro che hanno avuto degli aborti possono, come afferma il Vangelo di Dio, mediante la loro testimonianza di dolore e di desiderio di guarigione, essere la voce più eloquente a sostegno della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.